Gloria a Dio, sia benedetto il nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Vi saluto nell'amore e nella pace del Signore, cari fratelli, sorelle, che ascolterete questa riflessione. Vogliamo ancora dedicarci alla riflessione dei Salmi. So che Dio ci sta benedicendo, ci sta fortificando, ci sta rinnovando. Gloria a Dio, io sento personalmente una grande benedizione, una fresca unzione, alleluia, quando Dio mi guida a riflettere questi salmi. Grazie a Dio che ogni giorno veramente ci dà quella porzione, quel alimento di cui noi abbiamo tanto bisogno per andare avanti, fratelli e sorelle. Vogliamo leggere in questo momento il Salmo 26, alleluia. Salmo 26 alla gloria di Dio e per la benedizione delle nostre vite. Amen. Dice così, verso 1 dice: fammi giustizia, o Eterno, perché io ho camminato nella mia integrità e ho confidato nell'Eterno senza vacillare. Investigami, o Eterno, e mettimi alla prova. Purifica col fuoco la mia mente e il mio cuore. Alleluia. Poiché la tua benignità mi sta davanti agli occhi e cammino nella tua verità. Non mi siedo con uomini bugiardi e non vado con gli ipocriti. Io odio l'adunanza dei malvagi e non mi associo con gli empi. Io lavo le mie mani nell'innocenza e vado intorno al tuo altare, o Eterno, per proclamare ad alta voce la tua lode e per raccontare tutte le tue meraviglie. O Eterno, alleluia, io amo, Signore, la dimora della tua casa. È il luogo dove risiede la tua gloria. Non mettere l'anima mia assieme ai peccatori e non aggregarmi agli uomini di sangue, perché nelle loro mani ci sono piani malvagi e la loro destra è colma di regali. Ma io camminerò nella mia integrità. Riscattami e abbi pietà di me. Alleluia, il mio piede sta fermo in un luogo piano, nelle assemblee io benedirò il Signore l'Eterno. Amen. Gloria a Dio. Padre, guidaci in questa parola. Aiutaci a rifletterla secondo la tua volontà, per edificarci nella tua parola, Signore, nella tua verità che ci santifica e che giorno per giorno ci rende liberi, ci guida e ci illumina. Signore, parlaci, ti prego nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Gloria a Dio, che parola meravigliosa, cari. Il primo versetto toccava il mio cuore quando il salmista diceva: Eterno, io ho camminato nella mia integrità. Fratelli, quanto bisogno che c'è in questi ultimi tempi che la Chiesa ritorni a camminare nell'integrità. Dio vuole uomini integri, donne integre. Alleluia. Qualcosa di integro vuol dire qualcosa che è tutto di un pezzo, è tutto intero. Qualcosa che non è a metà, che non si mischia, ma qualcosa di integro è qualcosa di intero. Alleluia. L'intera nostra vita deve appartenere a Gesù Cristo. Il Signore non vuole dividere il tuo cuore con niente, con nessuno. Noi non possiamo avere due signori. No. Abbiamo un solo Signore, il Signore Gesù Cristo. E in questi ultimi tempi Dio ha
alleluia, la voce dello Spirito Santo sta richiamando il suo popolo all'integrità. Puoi udire la voce dello Spirito? Puoi udire questo richiamo all'integrità, alla consacrazione, alla santificazione nel tuo cuore? Chi ha orecchie da udire, oda, dice il Signore. Fratelli, il Signore ci chiama a camminare nell'integrità. Alleluia. E qui il salmista ha usato una parola molto forte. Dice, verso 1, dice: fammi giustizia, o Eterno, perché io ho camminato nella mia integrità e ho confidato nell'Eterno senza vacillare. Fratelli, l'integrità deve essere vissuta. L'integrità va vissuta. L'integrità non è soltanto una dottrina, l'integrità non è una filosofia, l'integrità non è un concetto astratto, religioso, così diciamo, mentale, così invisibile. No, cari, l'integrità è qualcosa di pratico. L'integrità è qualcosa che deve essere vissuto. Noi dobbiamo camminare nell'integrità, non solo studiare riguardo all'integrità, non solo fare sermoni o studi biblici riguardo all'integrità, ma dobbiamo camminare nell'integrità. L'integrità deve essere la nostra via. Noi dobbiamo camminare nell'integrità, camminare nella rettitudine, camminare nella trasparenza, gloria a Dio, camminare nella santità, camminare, gloria a Dio, nella comunione con lo Spirito di Dio. Il salmista diceva: ho confidato nell'Eterno senza vacillare. Un cuore integro riesce a confidare nell'Eterno senza vacillare, senza barcollare. Fratelli, quanti uomini, donne che dicono di essere credenti stanno vacillando. Sapete perché? Perché hanno perduto l'integrità. Non stanno più camminando nell'integrità, cioè il loro cuore non è interamente del Signore. Dicono di credere, ma non interamente appartengono al Signore. Purtroppo non appartengono interamente al Signore. Ma noi dobbiamo appartenere interamente a Lui. Fratello, sii integro, sii completamente del Signore. Non dividere la tua vita con niente di questo mondo, con nessuno. Non avere altri dei all'infuori di Lui. Non avere altri scopi, altri desideri. Fratelli, dobbiamo essere integri. Molti purtroppo non stanno più camminando nell'integrità, ma il Signore ci chiama ancora oggi a camminare nell'integrità, e allora noi vedremo la sua giustizia, noi vedremo la sua potenza, noi vedremo la sua gloria, noi vedremo la maestà, l'unzione che vedevano i primi credenti, i primi discepoli, i primi apostoli. Fratelli, perché loro camminavano nell'integrità. Noi dobbiamo essere integri. Alleluia, che il Signore ci aiuti a essere integri, avere un cuore integro dinanzi a Lui. Alleluia. Ecco perché nel verso 2 dice: investigami, o Eterno, mettimi alla prova, purifica col fuoco la mia mente e il mio cuore. Fratelli, un uomo integro desidera che Dio lo investighi, desidera essere scrutato da Dio. Un uomo integro può dire: Signore, guarda quello che c'è in me, vedi se c'è qualcosa che non ti piace. Signore, purificami col fuoco, purifica la mia mente col fuoco della tua parola. Fratelli, non dimenticatevelo, la parola del Signore è un fuoco che brucia, che consuma il male. Alleluia. La parola, lo Spirito di Dio sono il fuoco celeste di cui abbiamo tanto bisogno per essere purificati. Un uomo integro, un cuore integro desidera la purificazione, desidera di essere purificato, santificato per il suo Dio.
Hai tu il desiderio di essere purificato? Oppure la parola purificazione produce in te un fastidio? Fratelli, sapete che molti cosiddetti credenti si disturbano quando parliamo della purificazione? Gli dà fastidio sentir parlare di santità? Molti si infastidiscono quando ci ascoltano parlare della santificazione, dell'integrità, della consacrazione, della purificazione. Ma il Signore ancora oggi vuole vedere un popolo santo, alleluia, un popolo integro, alleluia, un popolo che si consacra, è un popolo che desidera la purificazione. È scritto nei Proverbi: chi ama la purezza di cuore, alleluia, e ha grazia sulle labbra, avrà il re come amico. Alleluia. Chi ama la purezza di cuore e parla con grazia, avrà il re per amico. Alleluia. Noi dobbiamo avere il re dei re come nostro amico, come nostro intimo amico. Alleluia. Noi dobbiamo avere un'amicizia, un'intimità. Oh, alleluia, una comunione personale, intima, gloriosa col Signore Gesù Cristo. Gli uomini integri desiderano la purificazione. Desideri tu di essere purificato, fratello, sorella, uomo di Dio, donna di Dio? Quali sono i pensieri, i desideri che hai dentro di te? Desideri tu di essere purificato sempre di più dal Signore? Questo deve essere il nostro desiderio, di essere purificati, di essere, alleluia, lavati, santificati, alleluia. Noi dobbiamo desiderare la purificazione. La purificazione non deve essere un obbligo, non deve essere un peso, uno sforzo. La purificazione deve essere un desiderio, una gioia, alleluia, qualcosa di prezioso che noi ricerchiamo. La Chiesa deve ritornare a desiderare la purificazione. Oh, fratelli, quanto è bello avere un cuore puro, quanto è prezioso avere un cuore puro. Oh, che pace che abbiamo quando il nostro cuore è puro. Che beatitudine, fratelli, beati i puri di cuore, beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio, dice il Signore. Fratello, desidera la purezza del tuo cuore, desidera di essere purificato. Sorella, chiedi a Dio di purificarti col fuoco, alleluia, col fuoco, alleluia, perché il fuoco dello Spirito Santo ci purifica, in questo momento ti purifica il fuoco di questa parola, il fuoco dello Spirito del Signore ci purifica, il fuoco. Lasciati purificare dal fuoco, lasciati purificare dal suo fuoco, alleluia. In questo momento alza le tue mani, fatti purificare, fatti purificare dal fuoco di Dio, alleluia, poiché la tua benignità mi sta davanti agli occhi e cammino nella tua verità. Vedi, quando noi siamo purificati, la sua benignità sta davanti ai nostri occhi. La sua benignità, possiamo dire, è il nostro paesaggio. La sua benignità è il nostro diletto. La sua benignità è la nostra visione, quello che ci sta davanti agli occhi. Alleluia, quando noi siamo purificati, possiamo contemplare la benignità del Signore. Alleluia, e possiamo camminare nella verità. Soltanto coloro che si dispongono a essere purificati dal Signore ogni giorno, soltanto costoro, soltanto questo tipo di persone che si dispongono a essere purificati possono camminare veramente nella verità. Camminare nella verità, fratelli, come dicevo prima, la verità non è solo da studiare, la verità non è solo un corso di teologia, la verità non è solo una dottrina, fratelli, la verità non è solo
delle belle frasi, delle belle parole. La verità la dobbiamo vivere. Dobbiamo camminare nella verità, sperimentare la verità, praticare la verità, vivere la verità, gloria a Dio, essere ripieni della verità, perché la verità è Cristo, non è solo una teoria, la verità la dobbiamo vivere, dobbiamo camminare nella verità. Alleluia. E quando tu cammini nella verità, guarda quello che succede nel verso 4. Non mi siedo con uomini bugiardi e non vado con gli ipocriti. Quando tu cammini nella verità, ti separi dal mondo, dalla corrente, ti separi dai bugiardi, dagli ipocriti. Non puoi più camminare con certa gente, perché certa gente, fratello, ti contamina. Certa gente, sorella, ti contagia, ti contamina. Lo vuoi capire una volta per tutte? Lo vuoi capire, gloria a Dio, una volta per tutte, che certe compagnie le devi abbandonare? Che certe amicizie non sono amicizie? Sono, lo devo dire anche se sembra una parola dura, sono maledizioni. Ci sono amicizie, tra virgolette, che invece di portare del bene portano del male. Tu devi fuggire da costoro, allontanati da costoro, lo devi capire, allontanati da quelle persone che non giovano nulla, che tu sai che non producono nulla. Separati da costoro, separati per il tuo Dio, separati per Lui, alleluia, dedicati a Lui, ubbidiscili, gloria a Dio. E qui dice il Signore, fratelli, questa parola la dice il Signore: io odio l'adunanza dei malvagi e non mi associo con gli empi. Dio odia l'adunanza dei malvagi, e il Signore, che è santo, non si associa con gli empi, non si associa. Noi dobbiamo, gloria a Dio, ricercare la purificazione, l'integrità, camminare nella verità, separarci dal male, dal mondo, dalle cose, dalle persone che non giovano nulla. Dobbiamo santificarci, non importa quello che dicano gli altri, non importa se ci dicono fanatici, estremisti, esagerati, gloria a Dio per questo. Noi vogliamo piacere al Signore, camminare nella verità. Alleluia. Nel verso 6 dice: io lavo le mie mani nell'innocenza. Oh, che salmo prezioso, fratelli. Noi dobbiamo lavare le nostre mani nell'innocenza. Dobbiamo lavarci. E sapete, Dio mi ha parlato tante volte. Sapete cosa significa l'innocenza? Innocenza in questo brano. Sapete cos'è? L'innocenza è il sangue di Gesù Cristo, è la vita perfetta, immacolata, pura, santa di Gesù Cristo. Lui era innocente e ha dato la sua vita per noi. E noi dobbiamo lavarci nell'innocenza, dobbiamo lavarci nel sangue di Gesù, nel sangue puro, immacolato, nel sangue di colui che è stato l'unico innocente. Oh, Aramasheka, Aramassia. Alleluia. Laviamoci nel sangue di colui che è stato l'unico uomo innocente che ha calpestato in questa terra. L'unico innocente. L'innocenza. L'innocenza stessa camminò in questa terra. E noi dobbiamo lavarci in lui. Lavarci nel suo spirito, lavarci nel suo sangue. Lavati le mani nell'innocenza. E allora tu potrai andare intorno al suo altare, all'altare di Dio, per proclamare ad alta voce, alleluia, la tua lode, per raccontare tutte le tue meraviglie, fratelli. Quando noi ci laviamo nel sangue di Gesù, quando noi siamo purificati, quando noi veramente camminiamo nell'integrità, nella verità, possiamo alzare la nostra voce con autorità,
possiamo alzare la voce per lodare Dio. Chi non sta vivendo nell'integrità non ha la libertà di alzare la voce, non può alzare la voce, perché la sua coscienza lo incolpa. Ma se la nostra coscienza è stata lavata, se il nostro cuore, il nostro essere è stato lavato nel sangue di Gesù, noi abbiamo libertà di alzare la voce, di alzare le mani, di proclamare la sua gloria, le sue meraviglie, raccontare tutte le sue meraviglie. Alleluia, fratelli, chiediamo a Dio di lavarci, di purificarci, di aiutarci a camminare nell'integrità. O Eterno, io amo la dimora della tua casa e il luogo dove risiede la tua gloria. Fratelli, quando noi abbiamo veramente un cuore puro, noi amiamo la casa del Signore, amiamo la gloria del Signore, amiamo la presenza. Non c'è nient'altro che possiamo desiderare. Desideriamo Lui, desideriamo la sua gloria, di vedere il suo volto. Abbiamo fame di Lui. Io non so tu, ma io sento una grande fame di Lui. Io lo desidero, io lo bramo. Alleluia. Signore, io voglio la tua gloria, voglio vedere la tua faccia. Alleluia. Oh, sì, caramahai, fatti purificare dal Signore questa mattina, in questo momento, in questo istante che stai ascoltando questa parola. Fatti purificare da Lui. Amen. Nel verso 9 dice: non mettere l'anima mia insieme ai peccatori, non aggregarmi agli uomini di sangue. Il Signore ti proteggerà, il Signore ti custodirà, ti preserverà, gloria a Dio, perché nelle loro mani ci sono piani malvagi, la loro destra è colma di regali, ma io camminerò nella mia integrità. Ancora, fratelli, l'integrità, noi dobbiamo camminare nell'integrità, camminare nella santità, alleluia. Riscattami, abbi pietà di me, il mio piede sta fermo in un luogo piano, nelle assemblee io benedirò il Signore. Fratelli, camminiamo nell'integrità e stiamo fermi, stiamo saldi nel luogo dove Dio ci ha posto. Amen. Nella parola, nella roccia, nella fede, stiamo saldi per la grazia di Dio. Che il Signore ci benedica, ci conforti, ci illumini, ci santifichi, ci trasformi, ci rafforzi con questa parola. Nel nome di Gesù. Amen. Chiedi a Dio, fratello, sorella, di farti camminare nell'integrità. Che il suo fuoco purifichi la nostra vita. Alleluia, Signore, grazie. Grazie, Padre. Grazie per la tua parola, tu sei grande, sei meraviglioso. Grazie, Signore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Grazie, Signore. Alleluia.